fare una controprova, prendo un qualcosa. Prendo un pezzo di plastica, lo appoggio in buca in modo che l'oggetto non scenda giù più di tanto, ecco, vedete che qui abbiamo anche una misura più precisa, abbiamo qui nella buca siamo 26-27 cm. Con la reattività 1 lo spizza, si sente, proviamo a metterla a 2. A 2 sente poco che niente, a 3 direi che non si sente niente. Non spizzica. E come vedete la sensibilità è impostata sul 23. Provo a portarla a 25, ma mi sembra che la musica non cambia anche con metal più instabile. Ora riproviamo a tornare indietro con la reattività. Niente. Andiamo a 1. Anche a 1 c'è un piccolo ritorno di segnale, ma passandoci sopra molto molto lentamente. E dubito che con la buca chiusa lo possa sentire. Lo possa. Ora proviamo a prendere un sovereign e a vedere come si comporta. Cosa dite? Volete che vi chiuda la buca? Volete? Vi chiudo anche la buca, vi chiudo, così non mi rompete i maroni. Buca chiusa. Sembra che in buca chiusa lo rilevi meglio. Proviamo a aumentare la velocità. Come sentite già a 2 c'è una spizzata solo in un lato, lo prende, a volte sì, lo prendo un po', ma niente di eccezionale. Lo mettiamo a 3. Si sente meglio con la buca chiusa, stranamente si sente. Siamo sulla trentina di centimetri, proviamo a mettere sopra un altro po' di sabbia, proviamo e vediamo. Ve la compatto anche bene, ve la compatto, va bene così? Va bene? Comunque eravamo 25 di sensibilità, quindi ricerca vera non so quanto la riportiamo sul 22. La sente, sembra che compattando la terra il metal detector senta meglio i segnali. Come sentite adesso si sente più nitidamente. Vi faccio vedere la velocità, che era a 3, adesso la mettiamo su 2. Sente bene a 2, vediamo su 1. Lo sente anche a 1, lo sente. Beh, quindi direi che la prova da chiunque, a buca chiusa, ha dato esiti migliori che a buca aperta. Siamo sui 30 cm, direi che non c'è male, non c'è. L'unica cosa è che non abbiamo le cuffie, non riusciamo a sentire bene i disturbi eventuali in cuffia, non riusciamo, perché il tono della soglia è veramente poco udibile senza le cuffie. Bene, adesso se volete vi faccio rivedere sta benedetta prova con la catenina. Faccio rivedere la catenina. Qui non c'è niente, non c'è, se potete sentire, guardate, vi metto la reattività 3 perché mi ha consigliato di metterla a 3 e ritorno in ricerca. Sentite, non c'è trucco, non c'è alcuna magia. Vai Luca, metti sulla catenina. Una spizzatina c'è.
strisciandogliela si sente un suonino scavabile, però come alziamo un attimino la piastra già la musica cambia. Adesso gli butto sopra anche un filino di sabbia così e vediamo un attimo se anche questa reagisce meglio. Si sente qualche cosa, un suono scavabile, sicuramente per un orecchio un cercatore un po' delicato, non come voi grezzoni, questo si scava. Bene, direi che con l'Equinox abbiamo fatto le nostre due prove. Lo spegniamo e proviamo a prendere il CTX a vedere cosa dice sulla catenina. Vediamo il CTX, accendiamo, che prima era stato impostato in all metal, schermo tutto aperto, ma mi sa che c'è qualche